Questo programma è offerto da Messina, confiscati beni per 20 milioni di euro. Canicattì Bagni, uccide la moglie, fermato. Ficarazzi, il sindaco Martorana si esprime sulla fornitura idrica. Sport, grande prova della bagherese Anna Incerti al trofeo internazionale di Telese. Messina, confiscati beni per 20 milioni di euro. La DIA di Messina ha confiscato beni per circa 20 milioni di euro riferibili a Giovanni Rao e Giuseppe Isgro, ritenuti due dei principali esponenti di vertice della famiglia mafiosa dei barcellonesi, attualmente detenuti e già condannati per mafia ed estorsioni. Il provvedimento del Tribunale, su richiesta della DDA della Procura, riguarda quattro imprese leader nel messinese operanti nel settore della produzione e commercializzazione di calcestruzzo e conglomerati cementrizi. Canicattì Bagni, uccide la moglie, fermato. Un altro femminicidio è accaduto ieri sera a Canicattì Bagni, dove una romena di 36 anni è stata uccisa nella sua casa a colpi di piccone. Il cadavere di Maria Ton, 36 anni, è stato scoperto dai carabinieri che poco dopo hanno fermato il marito della vittima. L'uomo, George Florian Ton, 41 anni, nella notte ha confessato l'omicidio, che sarebbe avvenuto al culmine di una lite per gelosia. Le indagini sono coordinate dalla procura di Siracusa. Ficarazzi, il sindaco Martorana si esprime sulla fornitura idrica. Il sindaco ficarazzese Paolo Martorana ha dato degli aggiornamenti sulla mancata fornitura idrica nella cittadina attraverso un messaggio a Ficarazzi Blog. Ecco le testuali parole. Buongiorno. Da diversi giorni Ficarazzi vive diverse criticità legate alla fornitura idrica di competenza APS, a cui tutti noi paghiamo il servizio. Tale situazione emergenziale è stata segnalata in prefettura. Stiamo cercando di sopperire con le nostre risorse ed effettuare interventi di nostra competenza, ma in caso di mancanza di acqua questo non è possibile poiché non abbiamo risorse proprie. Nelle prossime ore vi aggiorneremo sull'evoluzione delle problematiche. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Catania, continuano gli sbarchi. Due navi militari con complessivi 573 migranti sono già approdate nell'isola. A Catania, nel molo di Mezzogiorno, è ormeggiata la Umberto Diciotti della Guardia Costiera che ha salvato 293 persone nel canale di Sicilia nell'ambito del dispositivo Mare Nostrum. A Pozzallo è sbarcata la nave Sirio della Marina con 280 profughi. La polizia giudiziaria è in contatto dalla notte scorsa con l'equipaggio per avviare le indagini del caso. Villa Abate, il sindaco informa sulla nuova segnaletica. Francesco Giglio, attraverso un post su Facebook, ha informato i cittadini delle nuove predisposizioni per la segnaletica stradale. Ecco le sue parole.
Continua la predisposizione per la segnaletica della zona gratuita a disco. Entro domani posizioneremo i pali segnaletici. La prossima settimana predisporremo 9 attraversamenti pedonali. Atti concreti di civiltà per incidere nella viabilità. Alessandro Accetta. Impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Io voglio aiutare Apriticuore perché Apriticuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriticuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriticuore è un aiuto concreto. Apriticuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Sport, grande prova della bagherese Anna Incerti al trofeo internazionale di Telese. La maratoneta bagherese, in preparazione per la maratona di Zurigo, ha dimostrato ottima velocità di base su distanze corte e rapide per le maratoni comuni. Il diluvio d'acqua ha messo in difficoltà l'ottavo trofeo di Telesia, gara su strada provinciale di Benevento, con al via diversi protagonisti azzurri della maratona, già convocati per la rassegna continentale di Zurigo. Nonostante la pioggia incessante, si celebra un altro successo di Anna Incerti, che ha commentato: «Sono soddisfatta di come sta procedendo la preparazione. Sono felicissima di avere corso a Telese. Una gara straordinaria. Oggi torniamo a casa promossi a pieni voti». L'allenatore di Anna Incerti, Tommaso Ticali, conferma che questo risultato è frutto di una preparazione mirata e personalizzata. Anna ha lavorato tutto l'inverno per arrivare al massimo della forma a Zurigo. Domani rientra a Bagheria per continuare la preparazione. Saluto a tutti gli amici che seguono il meteo.it. Previsioni per martedì 17 giugno. Non accenna a diminuire l'azione perturbata di Summer Storm, che colpirà nei prossimi giorni le regioni centrali, meridionali e anche la Romagna. Ecco il dettaglio. Al nord tempo perturbato sulla Romagna con piogge intense e anche temporali, con possibili nubifragi. Piogge anche su gran parte del nord-ovest e fino alla Lombardia. Nel pomeriggio migliore in Liguria e piano piano anche sul resto del nord, ancora piovoso invece sulla Romagna. Al centro tempo instabile con temporali diffusi forti sul nord delle Marche, Abruzzo ed Appennini in genere, temporali sparsi anche sul resto delle regioni, tempo generalmente buono in Sardegna salvo qualche occasionale piovasco. Raggiungiamo il sud, tempo moderatamente instabile con piogge sparse spesso alternate a schiarite specie dal pomeriggio, tempo migliore in Sicilia e sud Calabria, nel pomeriggio migliora un po' ovunque. I venti soffiano deboli e moderati in senso antiorario attorno al minimo depressionario posizionato nei pressi delle regioni centrali. Temperature previste per questa giornata. Minime e locale diminuzione saranno comprese tra i 13 e i 20 gradi su tutte le nostre regioni. Di giorno prevediamo invece 17-26 gradi al nord, 19-25 gradi al centro e 21-27 gradi al sud. Amici, l'aggiornamento si conclude qui. Manca poco al solstizio d'estate, il nostro sito seguirà con un countdown speciale la venuta dell'estate astronomica. Cercalo nella nostra home page e scopri di più sul significato di questo magico giorno. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 17 giugno, si ricorda San Raniero. Il nome Raniero deriva dal germanico Ragin, consiglio, senno, e Hari, esercito. Il significato potrebbe essere senno dell'esercito.
Dice il proverbio: presto si pente chi giudica in fretta. Sono nati oggi Igor Stravinsky, Lella Fabrizi, Paolina Rubio. Il 17 giugno 1885 la Statua della Libertà, donata dai francesi agli Stati Uniti d'America, arriva a New York, trasportata ancora da assemblare in 1883 casse a bordo di una nave. Nel 1905 il primo dirigibile italiano, l'aeronave Italia, si alza in volo da Schio, in provincia di Vicenza. Infine, il 17 giugno 1972, il giovane atleta Pietro Mennea è primatista europeo dei 100 metri piani. Konrad Adenauer ha detto: all'intelligenza Dio ha posto limiti, alla stupidità no. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 17 giugno. Ariete, vivete una fase serena con la luna nel segno amico dell'acquario. L'umore è alto, recuperate prontamente energie e padronanza di voi stessi. Ora dirigete la vostra attenzione verso gli altri generosamente, in favore di chi versa in difficoltà. Toro, oggi con la luna che è ancora in acquario e vi prende di mira con le sue frecce velenose, dovreste essere più che mai equilibrati e realisti. Il quadrato luna-venere lancia provocazioni e semina zizzanie in amore e contrasti con gli amici. Gemelli, beh, è naturale che oggi sembra tutto più facile con il brillante trigono fra il sole trionfante nel vostro segno e la dolce luna in acquario. Imprevisti fortunati e intuizioni geniali coglieranno di sorpresa anche gli avversari più agguerriti. Cancro, senza opposizioni lampanti nel cielo, oggi vi sentite decisamente leggeri e disponibili a collaborare, soprattutto in ambito lavorativo. Accantonate almeno per ora le divergenze di opinione e impegnatevi in un progetto condiviso. Leone, che caos nel cielo con la luna in acquario e il quadrato di Venere in Toro. Nei sentimenti oggi si registrano temperature polari e minimi storici. Per quanto vi diate da fare non riusciate a cavarne un ragno dal buco, per oggi meglio soprassedere. Vergine, volate alto con l'inconsueta leggerezza che qualcuno potrebbe scambiare per spensieratezza e incoscienza. Poco male se a voi sta bene così. L'obiettivo è l'autonomia in ogni campo, senza di essa vi sembra che nulla abbia davvero valore. Bilancia, un tuffo nel vostro elemento con questa luna nell'acquario che regala come per incanto buon umore, vitalità e dosi notevoli di socievolezza. Le occasioni di confronto, di scambio con gli altri e di divertimento si susseguono senza interruzioni. Scorpione, mentre voi lottate per conquistare un certo equilibrio, interviene la luna nell'acquario a turbarvi e a confondervi con le sue strane sensazioni. Il lato più esposto è senz'altro quello affettivo, vessato da leggere quanto subdole insoddisfazioni. Sagittario, la luna in acquario si rivela di manica larga come ogni volta, almeno con voi del Sagittario. Porta belle notizie, novità e iniziative di gruppo. Si apre la porta per un viaggio a sfondo culturale che potrebbe darvi tanto in fatto di ispirazione. Capricorno, il cielo è benevolo, gli affetti riscaldano, nella professione e nello studio state facendo passi da gigante e puntate a soddisfazioni importanti. Anche in campo economico state per raggiungere gli obiettivi, perciò anche qui zero preoccupazioni. Acquario, con il favore del sole la luna nel segno acquista un meraviglioso riflesso dorato. Un progetto sfumato si trasforma in una grande opportunità. La lucidità di questa fase vi permette di scansare lo sconforto e di gettarvi in una nuova avventura. Pesci, tutto, quasi tutto dovrebbe scorrere come da programma, ma assaliti da una sottile pigrizia potrete lasciarvi sfuggire occasioni vantaggiose. Non date niente per scontato, tenete gli occhi ben aperti e siate pronti ad accogliere la fortuna.